ho cominciato a cercare di difendere la casa lunedì sera verso le 7:30, perché vedevo che il campo che veniva giù dalla terra salata cominciava a pompare acqua. Ho messo reparatoio, mi sono andato a prendere i sacchi alla protezione civile che mi erano andati. Ho cercato di proteggere la casa in tutte le maniere. Sono andato avanti fino alle 7 di mattina tenendo a bada l'acqua. Alle 7 di mattina è arrivata un'onda enorme e in mezz'ora mi ha riempito tutto. Praticamente a 1,70 m di acqua nel piano interrato, nel piano seminterrato. Ma l'acqua è arrivata dai campi, da in fondo, da dietro, dai canali? Esatto, che non ricevevamo più dall'altra parte. Alla mattina siamo riusciti a contenerla, però poi a un certo punto è entrata, per cui i sacchi non sono serviti a niente, ed è entrata anche in maniera molto veloce, è stato tutto molto veloce. Nell'interrato anche al piano terra? Tutto il piano terra, vedi quei gradini là, l'acqua ha superato i gradini, per cui è entrata dentro dappertutto, cioè erano 1,5 metri di acqua dappertutto, qui anche da mio fratello, per cui non... Siamo riusciti a portare fuori la macchina, poi sono momenti in cui cioè, sei anche piuttosto... Concitazione. Non sai bene se svuotare o contenere la... Cioè. Certo. E poi... Danni? Non lo so, dobbiamo ancora quantificare. Beh, non abbiamo l'energia elettrica perché sono saltati tutti quanti... Gli impianti che comunque sono a piano terra e sì, saltano. Ma sono collegati, cioè, per cui non lo so. I danni comunque sarà da rifare, di là c'era del legno, sarà tutto da rifare, credo... Non so ancora quantificare i danni. Quindi a oggi lei non ha ancora la corrente elettrica? Abbiamo solo il reparto notte in fondo. E quello è stata svuotata da 3 ore. Questo è quello che rimane di una caverna. Ma questo è quello che è. Mamma. Guardi cos'è questo. Mobili crollati, tutto rovesciato. E adesso cosa? Adesso bisogna arrangiarsi e dopo vedere cosa succede, perché non si può stare così, no, si può stare così. Non so cosa dire, ci rimbocchiamo le maniche e si va avanti, giusto? Questi danni, oltre morali, sono anche finanziari, perché la gente ha perso tutto. Io ho perso la caldaia nuova, ho perso... frigorifero, lavatrice, c'è tutto da buttare, sono dei costi. So che Zai ha dato lo stato di calamità naturale, ma se qui, non voglio dire quello che penso, che stanno a Roma, non mettono i soldi, non serve a niente dichiarare lo stato di calamità. Lo stato di calamità dimostra che è successo qualcosa di straordinario, ma se a Roma non metti i soldi per aiutare la gente non si può fare. E penso che sia l'ultimo pensiero che hanno quei quattro signori, usiamo questo termine, che stanno a Roma, perché loro pensano ad altre cose che sono più importanti che alla gente che vive questi momenti qua. Allora, vedi qua, quel muro là, se fosse stato finito, sarebbe servito da diga. E tutta l'acqua, praticamente, il 90% dell'acqua non è venuta dentro dal canale di sopra, dal rialto che abbiamo visto, no? Ma è venuta dentro da qua. Ho portato i sacchi e la sabbia, abbiamo preparato tutto venerdì, sabato, domenica sembrava che il tempo migliorasse, quindi ci siamo fermati e abbiamo fatto il cessato allerta e da lunedì alle 5 del mattino siamo ripartiti con l'allerta e a mezzogiorno eravamo in allarme pieno con 30 persone di protezione civile del distretto Padova Sud che hanno operato continuamente giorno e notte con alcuni vari turni di cambio fino a stiamo ancora continuando perché non abbiamo ancora fermato la nostra macchina. Fino alle 5 abbiamo tenuto l'acqua, poi la portata, cioè l'acqua che arrivava dal canale era di più della portata delle pompe. A questo punto Protezione Civile, non facendola più, hanno anche spento le pompe e le hanno spostate dove forse servivano di più. Però da lì l'andata abbandonato, non si poteva più stare perché in giro di 2 ore avevamo già il metro d'acqua qui davanti. A questo punto qui dico, ma sarà stato meglio allagare un campo che fare una roba del genere. Dopo un'altra cosa dico, quando il canale è troppo alto di là che non si può tenere, si mette una piccola idrovora e si fa andare verso la ferrovia, un po' di acqua di là, un po' di acqua di qua. Caspiterina, siamo arrivati a... Va, vieni vedere cosa che c'è dentro, vieni vedere. Guarda, qua arrivava l'acqua. Qua. Caldaia partita. Qua non se ne parla. Cucina
i cassetti della cucina che galleggiavano. Guarda, qua erano. Là. Guarda. Qua è devastazione totale. Ecco, l'acqua mi è arrivata fino all'altezza del termosifone e ha buttato via mobili, divani, elettrodomestici, tutto quello che c'è in una casa. Una catastrofe veramente per noi famiglie, perché adesso si dovrà ripartire, ma i fondi, i soldi non ci sono, perciò siamo proprio veramente messi male. E bollette non ne paghiamo più, tutte in comune. Qua siamo tutti d'accordo. Tutte in comune, non c'è Equitalia, non c'è nessuno che tiene. Quelle che arrivano vanno in comune.